Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Matteo Lodico, che mi chiede di parlare del film di Joe Carnahan del 2013 con Liam Neeson protagonista totale, anche se poi è abbastanza corale per metà film, ovvero The Grey, un action avventura nerissimo, molto particolare, tutto ambientato sulla neve, diretto appunto da Joe Carnahan, che è un film abbastanza, regista abbastanza bipolare, passa da grandissimi film come questo o appunto il bellissimo Narc a roba del cazzo tipo A-Team fatta con scucco missione. Qui si scrive la sceneggiatura e tira fuori un film d'avventura molto classico e semplice nella sua scrittura. Il nostro Liam Neeson è un cacciatore, praticamente uno che aiuta a ammazzare gli animali feroci in mezzo alla neve quando ci sono questi operai che devono lavorare in Alaska o via dicendo. Cosa succede? Un giorno stanno per tornare a casa, montano su quest'aereo, lui monta con loro e noi vediamo dalla prima scena che lui si vorrebbe sparare in bocca, quindi tanto bene non sta. L'aereo precipita, rimangono vivi in pochi in mezzo alla neve, e che cosa arrivano? I lupi. E quindi chi è che può, l'unico, portare, sopravvivere a tutto questo? Appunto Liam Neeson. E di lì parte appunto il survival movie in mezzo alla neve, ma a differenza di molti survival movie che non hanno alcun interesse, questo ha l'interesse particolare prima di tutto nella messa in scena. Carnahan è un regista che quando decide di inquadrare le cose come sa fare lui lo fa di lusso. La natura qui è veramente violenta, veramente contraria al genere umano, non è per niente fotografata con quel modo di fare hipster, com'è bella la natura, com'è bello il ghiacciaio, fa paura, i lupi sono terrificanti, il buio è l'orrore, ma l'orrore pure comunque siamo noi umani che facciamo scattare comunque la violenza dei lupi in una scena particolare che non vi sto a dire, dove uno fa una cosa che non doveva assolutamente fare. E poi il personaggio di Liam Neeson è grandioso, il personaggio di Liam Neeson è un lupo, cioè la bellezza di questo film è che mette di fronte la nostra ferinità con la ferinità istintiva. E basterebbe che, mi raccomando, guardate dopo i titoli di coda perché c'è il vero finale che è meraviglioso, un film proprio sulla sopravvivenza, ma più sulla sopravvivenza mentale che fisica, sull'idea dell'uomo come animale un'altra volta ributtato in mezzo al niente, dove deve tirar fuori il peggio e il meglio di sé, in quel senso. E gli altri, quelli che non sopravvivono, non tirano fuori il meglio di sé, quasi nessuno di loro, da Frank Grillo a tutti gli altri che comunque se la cavicchiano nel film. Ma qui ripeto, protagonista è unico, è Liam Neeson con quello sguardo di ghiaccio che sembra quasi essere morto prima perché non essere più nel suo ambiente, e qui dopo aver cercato di morire all'inizio del film in realtà sembra di nuovo acceso, di nuovo vivo. Se la sceneggiatura è un po' rivista, ripeto, la costruzione no, e l'idea del nostro personaggio per niente. Proprio riacquisisce vita grazie al suo essere di nuovo immerso nella natura, la natura come condizione mentale, ecco, per il nostro uomo, che in quel modo, nonostante sia più solo di quanto non era all'inizio, che era circondato da gente, in realtà in questa solitudine, circondato ormai solo da animali ferini e da questa natura che ammazza tutto quello che può, la scena meravigliosa di quello che dice lasciami morire qui, guarda com'è bello in mezzo a questo fiume, in mezzo a questi monti innevati, è una scena meravigliosa. È anche l'imprecazione del nostro a un certo punto che urla e fai Dio, allora ci salvi, allora non c'è più Dio, vaffanculo, faccio il cazzo che mi pare, quella cosa è fantastica, si incazza proprio con quello che lui sa non esistere in realtà già dall'inizio, ma con il quale sperava gli potesse una mano, e allora faccio da me, torna fuori quasi l'uomo primitivo, l'uomo che sa di dover combattere con qualcosa di reale. Un discorso assolutamente interessante e integro di un grande Carnahan, che dirige in maniera perfetta un Liam Neeson qui per niente cariato a pile, ma che dosa il suo personaggio in maniera ottima. Quindi per me film assolutamente da avere, uno dei film d'avventura più belli del XXI secolo. Qui sotto c'è il link, donate su Patreon, vi piace, iscrivetevi al canale, fate il cazzo che vi pare, ma per favore, se dite di avere davvero di amare l'avventura, il thriller, il survival movie, questo è un film assolutamente da non perdere. Il link è qua sotto, ripeto, acquisto obbligato. Qui siamo di fronte a un film bellissimo.